Salve ragazze, come state? Buongiorno, benvenute e bentrovati nel mio messaggio del giorno per voi. Ecco, la vostra Tahir è qui con voi come ogni mattina e ho preparato le mie carte, vi faccio subito l'elenco. Abbiamo i messaggi magici delle fate, le potentissime Sibille Lenormand e i tarocchi moderni, solo arcani maggiori, quelli della Zingara, solo arcani maggiori, i tarocchi di Manara, di Dylan Dog, degli Illuminati. Le carte oracolari della divinazione e le carte verdi di Zaira. Parto immediatamente. Prima però vi voglio chiedere come state, vi voglio augurare di stare sempre meglio. Spesso mi scrivete o mi dite anche nei consulti che io insomma vi do un po' di serenità, un po' di tranquillità con i miei interattivi, insomma con i messaggi del giorno, eccetera. Sono veramente felice. Ecco qua, è uscita la prima carta, andiamo bene. Non è una carta meravigliosa, però dopo vi dico. Allora, io sono ovviamente contenta che vi intrattenete piacevolmente, che io insomma vi posso dare un po' di allegria, un po' di serenità, un po' di pace, quello che vi pare, tutto fa brodo. Purché stiate bene, perché io so perfettamente cosa significa avere una parola di conforto, perché insomma ho anche io esperienze di questo genere, quindi è importante trovare qualcuno che in qualche modo ci dà un po' di sollievo in qualcosa. Quindi ben venga, grazie infinite, insomma siete troppo buoni, siete veramente carinissimi con me e vi ringrazio di cuore. Ecco, era doveroso, ogni tanto mi scuserete, io non mi piace ripetermi, ma dovete capire che in certe cose io mi devo ripetere perché devo sempre tener conto ogni tanto intanto di ringraziarvi, ma soprattutto che qualcuno così possa affacciarsi nei miei interattivi in questo messaggio del giorno, quindi comunque è importante che io poi dica delle cose. Allora, il messaggio del giorno, come vedete, si sceglie una carta, quindi se non vi va di aspettare, voi già sapete il procedimento, andate pure avanti, non è un problema. Lo spiego per chi si avvicenda per la prima volta ai miei messaggi e viene scelta davanti a voi una carta. Non si sa di cosa si parla, si può parlare di passato, presente, futuro, qualsiasi argomento, ma per chi mi segue da oltre un anno sa che più o meno gli argomenti sono dedicati ai sentimenti, perché evidentemente sono le energie prevalenti, no? E quindi esce sempre fuori quello. Le carte sono energie, vanno a pescare le vostre energie, ovviamente già nell'etere, ma prima ancora che voi vedete il video, perché io nel momento in cui mi metto lì e faccio questo, no? Come se ci avessi delle persone davanti, poi magari lo posso dopo averlo fatto, ma comunque io scateno nell'etere delle energie. E le carte vanno a prendere le energie bisognose di sentirsi dire quelle cose, perché vanno a prendere quelle energie e le carte ci fanno questo meraviglioso regalo. Ci dicono qualcosa, ringraziamo sempre diciamo, questa magia, no? Chiamiamola magia, ma nel senso di molto bella, calma, buona. Non quelle magie che noi non vogliamo manco diciamo, come dire, pensare, no? Perché a volte mi chiedete, ma questo, ma i legamenti, ma i rituali, lasciate perdere, ragazzi, lasciate perdere chi vende fumo, ok? Questa è la mia personale opinione, ovviamente, nulla in contrario per chi lo fa, insomma, ognuno fa quello che crede, ma io ho i miei principi. Allora, ragazze, ascoltatemi, chi vuole in qualche modo fare... Oh, guardate, subito è uscita, ecco qua, si è pronunciata. Volevo dire, chi vuole un consulto personale con me, nella descrizione trovate i miei contatti, va bene, care? Poi, ovviamente, per chi non è iscritto, iscrivetevi, sostenete il canale. Noi, ovviamente, con le vostre iscrizioni, con il vostro gradimento, il like pure, mettetelo, perché... Insomma, se vi piace il canale, sostenetelo, portatelo avanti, fatelo crescere. Allora, ragazze, andiamo all'indicazione. Ah, ho capito di amarti quando ti ho perso.
qua siamo alla puntata 999 della Il vento cambia direzione. Vedete, il filo conduttore è lo stesso. Quindi qua come un martellamento quotidiano, no? Ok? Alcune di voi hanno già capito. Allora, qui abbiamo un 7 di spade, abbiamo un 7 di coppe e un 7 di spade e la carta della forza, carte cadute da sole, vedete, già sono scoperte. Quindi molto significative, quando le carte escono così a razzo, pom, devo uscire, devo uscire, devo parlare, ti devo dire, ti devo spiegare, ti devo far capire. Quindi queste teniamole molto da conto. Vediamo ancora, anche la centrale non è da, come dire, sottovalutare. Abbiamo una meravigliosa carta delle stelle. Adesso guardate, io veramente mi emoziono perché ogni qualvolta io faccio il messaggio del giorno, nonostante le carte brutte, le persone così, insomma, i personaggi, diciamo, brutti, brutti nel senso personaggi che non sono quelli che noi ci aspettiamo, però vedete qua noi tutte non perdiamo mai la speranza. È meravigliosa questa carta. Chapeau a tutte quante voi. Dovete sempre, sempre, sempre sperare, sempre. Mai, mai perdere la speranza, la rinascita, di sperare, la buona stella, la volontà, i sentimenti sinceri, anche se incontrate persone che vi fanno soffrire, persone esse più puntate onze. Voi andate sempre avanti con questo animo sincero, pulito, puro e speranzoso di trovare quello che è giusto per voi e lo troverete. Non dovete incattivirvi dalle brutte esperienze. Oh, l'imperatore! Scusatemi, ragazze, ma io veramente so, cioè, non mi diverto, ma io sono proprio, vabbè, mi capite. L'imperatore manca mai. Non manca mai, cioè voi vedete, no? Oltre un anno che io qua la mattina apro sto video, mischio le carte davanti a voi, scelgo carte diverse e le situazioni sono quasi sempre le stesse. Questo vi fa capire l'energia, l'energia. Allora, qua dice esprimi la tua individualità, c'è la carta della bara, abbiamo il nostro imperatore e che ve lo dica a fare. Quindi di che cosa parliamo? Parliamo di un personaggio che ha capito di amarti quando ti ha persa. Qua c'è il vento cambia direzione. Questa carta molto molto bella. Vedete, abbiamo questa zebra che ha insomma nel suo dorso ha questo simbolismo, vedete, di questa casa che dà le direzioni, no? Quindi siete in viaggio per una nuova direzione. Il vento cambia direzione. Numero 12, la carta. Abbiamo l'1, il 2, il 21, il 12 o il 3. Questa carta, ragazze, ci parla di un cambiamento all'orizzonte, di avere incertezza però sul da farsi. Ok? Poi ci parla anche di non avere un'intesa con il partner. E di aver avuto un ripensamento riguardo ad un rapporto. Quindi qua è come se questa carta vi dice: io non avevo nessuna intesa, non andavo d'accordo, c'erano delle cose che non andavano in questo rapporto con te. Ho avuto un ripensamento riguardo appunto a questo rapporto a causa di incertezze su quello che si doveva fare. Cambio orizzonte, cambio direzione, vado da un'altra parte. Quindi qua sono contenta che fra questa carta e questa, che anche nelle altre stese, c'è sempre questa buona notizia su di voi, sulla vostra energia. E anche questa, vedete, esprimi la tua individualità. Mi dispiace che non riuscite a leggere perché ho la telecamera capovolta e non capisco il perché. Questa carta, vedete? Vedete questo angelo che guarda la luna? Oh, dice: permetti al tuo vero io di risplendere perché sei una creatura meravigliosa. E voi siete una creatura meravigliosa. Oh, mettetevi in testa questo, anche se avete a che fare con questo imperatore.
Che ve ne ho fatte di ogni. Perché vedete qua, questo imperatore con il 7 di spade, guardate questa carta, quanto è simpatica in questo mazzo dei tarocchi degli illuminati. Vedete, se guardate l'espressione di questo soggetto, la guardate, non so se riuscite a vederla bene, forse con le luci, forse poco, ha una faccia da furbetto. Quindi questa persona poi tutto sommato si comporta così perché questa è la sua energia, non ci può fare niente. Dice vabbè, ma che significa sta carta Zaira? 7 di spade è la carta del ladro, è la carta di colui che vi nasconde qualcosa. Oddio, potrebbe nascondere nei casi migliori anche un sentimento, un qualcosa che prova in maniera ambigua, oppure potrebbe nascondervi altre relazioni, altri interessi, dire bugie. È una carta che ci parla di un codardo, di non affrontare le situazioni per quanto riguarda i sentimenti. Infatti qua viene anche un 7 di coppe. 7 di coppe è quella carta che, sapete, vi ricordate, no? Quelle 7 coppe che crea illusioni, che crea fantasie, idealizzazioni e concretizza poco, però è tutto così nella fantasia. In questo particolare mazzo di carte, vedete, di Dylan Dog, lui che cosa fa? Sta puntando la pistola su questi elementi, no? Quindi qua è una persona un po' anche autolesionista, una persona che preferisce immaginare, pensare, fantasticare, illudere, farsi tante fisse mentali e non andare mai a concretizzare qualcosa di serio. Perché? Perché non ha il coraggio. Qua vedete, ci sono due carte che ci invitano al coraggio. Questa è proprio quella del codardo e questa è la carta della forza che ci invita al coraggio. Questa persona ha bisogno di trovare il coraggio per accettare questo amore, questa donna ideale, questa magnificenza che siete voi. Perché? Perché ha l'energia dell'imperatore, c'è poco da fare. Questo ha il carattere dell'imperatore. L'imperatore, il ci puntato one, quindi una persona che vuole potere, che vuole appunto comandare, perché lui è l'imperatore e tutti devono essere i suoi sudditi e tutti devono fare ciò che decide lui, come vuole lui, quando lo vuole lui e tutto ciò. Ovviamente ha degli aspetti anche positivi questa carta, ma associato con una carta, vedete, volta le spalle, vedete come sono la successione, no? Cioè prima viene questa carta e poi viene questa. Quindi l'imperatore volta le spalle a questa fortuna, a questa stella, a questa donna ideale, a questa speranza, a questo sentimento sincero. Perché? Perché è una persona che crea sempre questo. Ecco qua. Perché questo vuole sempre chiudere, aprire, cambiamenti, perdite, litigi e quant'altro. Quindi è una persona con degli aspetti anche autolesionisti, ok? Ora sì, potremmo dire, ma questo ha sofferto da bambino, gli hanno fatto, gli hanno detto, a noi ce ne può fregare di meno. Cioè, non siamo noi i Candy Candy, non siamo le infermiere, non siamo le psicologhe di nessuno. Noi vogliamo un uomo che ci dà amore, un uomo che ci dà qualcosa. Ovviamente parlo per voi. Quindi questa persona adesso ha capito di amarvi quando vi ha perso. Ora io voglio dare per buona questa carta, ok? Quindi voglio andare ad approfondire se veramente questo ha capito di amarvi o se qua parliamo sempre del solito. Quindi perché esce fuori questa carta? Ho capito di amarti quando ti ho persa. Quali sono le intenzioni? Allora, ti lascio, poi ritorno, sono confuso. Vedete, ti lascio, poi ritorno, sono confuso. Quindi questo sì, ha capito di amarvi quando va persa. Però poi quando ritorna diventa confuso. Quindi che cos'è? È un gatto che si morde la coda. Cioè questo qua non sa mai che deve fare. Non lo sa. Voglio rimediare con responsabilità al nostro rapporto. Ah, vabbè, questa carta ci piace. Vediamo un po', rafforziamo ancora. Non do a vedere il mio interesse per te. Quindi qua abbiamo a che fare con una persona
che è dominata dall'orgoglio, dalla prosopopea, dal suo ego, dalla sua personalità. Ecco qua, questo vuole sempre avere ragione, dice voglio sempre avere ragione. E abbiamo il narcisista. Ho deciso di mandarti un messaggio che presto si farà vivo. Ok? Però io sono interessata, ragazze, sono interessata a capire se le carte vi consigliano un qualcosa, nel senso se vi consigliano, se vi danno un consiglio poi. Allora, è chiaro che voi dovete esprimere la vostra individualità, eh? Assolutamente. Voglio vedere questa carta, cambiamento di direzione. Voglio prendere un'altra carta per approfondire perché esce questa carta e soprattutto si deve cambiare direzione in questa situazione? Si deve o ci sarà poi un'evoluzione? Vediamo un po'. Abbiamo la pace. Allora, questa carta, ragazze, ci parla della libertà, dell'attaccamento, della serenità, del cuore appagato, dell'anima soddisfatta, dell'armonia nei rapporti e appunto del benessere fisico, mentale e interiore. Proprio la pace, quando dice io voglio stare in grazia di Dio, voglio stare in pace. Bellissima questo consiglio, guardate, ho i brividi. Quindi che cosa vi dice qua riguardo a questa situazione di cambiare? Voi dovete trovare la vostra pace e il vostro benessere. Punto. Partite da lì. Questo è il vostro termometro. Questa persona vi dà pace? Vi dà armonia? Vi dà benessere? La vostra anima è soddisfatta? Il vostro cuore è appagato? Siete liberi dall'attaccamento? Avete la serenità in questo rapporto? Oh, se voi a queste domande rispondete sì, allora andate avanti. Ma se a queste domande la maggioranza è no, cambiate direzione e trovate la vostra pace. Va bene, ragazze? Guardate, un messaggio veramente meraviglioso, perché quando le carte hanno così tanto da dirvi, da consigliarvi, chapeau, ovviamente non sarà per tutti. Capite bene, siete tantissimi, però per quei pochi che si riscontreranno, veramente chapeau, grazie alle carte, agli oracoli di questo meraviglioso messaggio che vi è arrivato. Io vi aspetto tutti quanti e tutte nei commenti, mi raccomando, fatemi sapere. Sono curiosissima di sapere chi si riscontra. Vi do appuntamento domani, mi raccomando, non mancate, vi voglio sempre qui con me. E vi do un bacione e veramente vi auguro una meravigliosa giornata piena di gioia e piena di serenità. Ciao a tutti dalla vostra Zaira.